Con l'attività che stiamo portando avanti in questi anni, grazie anche alla dinamicità del commissario Castelli, credo che tutti possano toccare con mano la forte accelerazione nell'apertura di cantieri e nella soluzione di problemi. Ieri eravamo a Canistro per Palazzo Vecchiarelli insieme a Mario Fiorentino, l'altro capo della struttura di missione del 2009. Entrambi stanno dando un passo più deciso, un passo nuovo alla ricostruzione, è quello che ci voleva e continuiamo a lavorare per questo. Quando si vedono per troppo tempo le macerie, i ponteggi, con in alcuni casi le zone rosse chiuse, la gente perde la speranza e molti rinunciano anche, noi viviamo anche questo fenomeno di tante persone che avevano diritto al contributo per la ricostruzione che vi hanno sostanzialmente praticamente rinunciato, che apre, diciamo, una sorta di buco nero su alcuni tratti della ricostruzione. Quindi noi adesso siamo impegnati a far vedere che questa spinta c'è, che la speranza di rigenerazione di questi luoghi c'è, si unisce anche alle tante attività fatte di rigenerazione sociale, culturale e ambientale, che non basta soltanto la ricostruzione delle case per restituire vitalità ai territori.